Buonasera, sono iniziati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza delle piante situate intorno all'area di sgambamento cani del Parco Vistarino. Gli alberi, danneggiati dai nubifragi che si sono recentemente abbattuti sulla città, saranno potati per scongiurare eventuali pericoli. Notte tarantata domani sera in Piazza Garibaldi per il penultimo appuntamento con i Giovedì sotto le stelle. In Viale 20 Settembre, invece, si terrà la quarta edizione del concorso di bellezza per automobili e motocicli Vroom, mentre nelle vie del centro storico ci saranno bancarelle, musica dal vivo, DJ set e negozi aperti fino a tardi. Passiamo allo sport. Grande inizio stagione per il pilota sassolese Edoardo Barbolini, che ora è il leader della RS Cup. Ecco i dettagli nell'intervista. Edoardo, una prima parte di stagione veramente impeccabile. Eh sì, quest'anno ci stiamo cavando veramente tantissime soddisfazioni, grazie prima di tutto ai miei sponsor, ai miei genitori e al team Monolite con cui corro, di Rudy Mariotto e dei grandissimi meccanici che mi aiutano, che sono Sergio, Enrico e il telemetrista Nicolò. Risultati soddisfacenti che ti pongono al momento, dopo tre gare, al primo posto. Sì, quest'anno siamo riusciti a essere al momento in testa alla classifica della RS Cup, grazie agli ottimi risultati del Mugello, in cui in gara 1 sono riuscito a fare secondo e in gara 2 primo, ad Adria a vincere entrambe le due manche e questo weekend a Misano ho riuscito a difendere portando a casa tantissimi punti grazie a un terzo posto e a un secondo. Tu, ricordiamolo, corri con una Renault Clio di questa scuderia e adesso il risultato ti consacra al primo posto, puoi passare un'estate di relax perché fino ad ottobre non ci sono gare. Eh sì, dai, andiamo con questo risultato di questo weekend, andiamo in vacanza con un ottimo spirito e molto positivi e lanciati molto bene per il weekend con l'apertura dell'autunno. Torniamo un po' indietro. Tu studi, fai il Buggy, ti diplomi, tuo padre che fa il meccanico per i kart ti dà un po' del suo DNA. Beh, sì, mio padre da giovane aveva questa grandissima passione per i motori, lui vende per fortuna, vende piastrelle, mi aiuta tantissimo con questo e mi permette di correre, infatti non smetterò mai di ringraziarlo. E mi ha trasmesso questa passione e mi ha permesso di incominciare questa passione che è veramente bellissima e che cercherò di coltivare per sempre, sempre se ce ne sarà la possibilità. E sì, mi sono diplomato nel 2013 al Buggy, attualmente faccio ingegneria presso l'Università di Modena. Quindi una bella pensata quella di non tralasciare il percorso degli studi. Beh, sì, certamente, perché voglio cercare di prospettarmi le migliori ambizioni possibili per il futuro senza tralasciare niente comunque. Quindi se dovessi andare male a livello di pilota direttamente interessato, faresti l'ingegnere per quanto riguarda qualche casa automobilistica. Beh, attualmente sto studiando ingegneria civile, dato che ho studiato da geometra, quindi sarei più improntato verso l'edilizia, però comunque tengo aperta qualsiasi porta, mi venga proposta, qualsiasi cosa mi venga proposta, l'accetto volentieri, non ho... L'importante è che riesca a fare qualcosa nel mio futuro, non è l'obiettivo principale sicuramente attualmente, non è essere un pilota professionista, ma se ci si riuscisse, perché no? Movimenti in uscita per il Sassuolo Calcio che perde l'attaccante Grégoire Defrel, dalla prossima stagione in giallorosso insieme a Di Francesco. La Roma, dopo una lunga trattativa, l'ha acquistato per circa 23 milioni di euro. Defrel, nella capitale, incasserà 1,5 milioni a stagione. Per quanto riguarda invece il Sassuolo Calcio femminile, rinnovato il contratto a Federica D'Astolfo, l'allenatrice che in questa stagione ha portato le ragazze in Serie A. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, arrivederci a domani.